Restate in festa, da bere solo con gli amici. Il prossimo 28 luglio nel Castello Carlo V una mostra importante, Art in Shanghai. Sì, come dicevo prima, stiamo dando seguito ad una serie di iniziative culturali, artistiche che questa città sta portando avanti ormai da mesi, da Chagall, Mimmo Rotella, Tonino Caputo, alla Biennale di Venezia. Ora abbiamo, come dire, ci siamo allargati a livello internazionale con una mostra importante, appunto Art in Shanghai, presentata da 6 artisti internazionali, un belga e 5 cinesi. Quindi questa città dimostra di essere attenta, viva in ambito culturale, una città che vuole continuare a crescere, vuole continuare a proporre eventi di cultura nello splendido scenario che è appunto il Castello di Carlo V. Abbiamo avuto ospiti anche artisti americani, avremo ospiti australiani, quindi è un'attività importante che il mio assessorato sta portando avanti con la preziosa collaborazione del professor Todi Carpentieri. Sappiamo peraltro che uno di questi 6 artisti curerà un evento collaterale alla prossima edizione della Biennale di Venezia. Sì, questo l'ho appena appreso e quindi dà ancora più lustro, diciamo, questa mostra. Quindi, come dicevo prima, la città sta cercando, l'amministrazione sta cercando appunto di crescere, soprattutto perché attraverso queste iniziative il nostro territorio può essere, come dire, come ho sempre detto, poi si abbina sempre le attività artistiche e culturali al turismo, quindi la crescita di questo territorio passa anche attraverso queste iniziative che la città sta portando avanti. Una rassegna espositiva che coinvolge 6 artisti, 5 provenienti dalla Cina e 1 da Bruxelles, che vuole proporre la vivace creatività della Parigi d'Oriente. Sì, infatti Parigi d'Oriente è giusto perché tra le altre cose è la città più vivace dell'Asia, la città più occidentale dell'Asia. È una città nella quale, come dicevo prima, inaugurano 500 mostre al giorno, quindi sono 6 artisti che ci fanno immergere in una realtà operativa direi importante ed interessante. Alla scoperta anche di quelli che possono essere i punti di collegamento e i punti di divisione tra le due culture, che ormai tendono ad avvicinarsi in una maniera assolutamente incredibile. Le immagini che noi abbiamo di questi artisti vanno dalla pittura alla scultura, alla fotografia, all'installazione, all'ambiente e ci fanno capire come effettivamente il rapporto che l'uomo oggi ha con la città è il rapporto fondamentale della propria vita. Dicevo prima che Lecce ad esempio è una città cambiata nel giro di 5 anni, abbiamo cambiato tutte le abitudini, ci siamo adeguati ad un comportamento internazionale, un comportamento dove vivere è veramente traumatico. Shanghai è un discorso accelerato, un discorso diciamo Lecce all'ennesima potenza, quindi questi artisti ce lo fanno vedere, ma nello stesso tempo riescono anche a riscoprire per il tramite dell'arte e della creatività una parte della poesia del vivere, per cui effettivamente non è poi negativa la vita della città, basterebbe riuscire ad isolarsi su certi tipi di operazioni, mantenere una sorta di autonomia, una sorta di individualità, difenderla fino all'esasperazione, anche se, come diceva Christophe, la verticalità di Shanghai ti consente di guardare nella finestra del vicino, ma la finestra del vicino ti dà solo un'immagine, non ti fa entrare nel suo animo, quindi difendiamo l'anima e difendiamola con l'arte. Sappiamo che domani Lecce sarà citata su un noto quotidiano nazionale. Sì, in realtà la stampa da un po' di tempo a questa parte sta dedicando ogni settimana, ogni giovedì, 4 pagine centrali ad una città d'arte. Questa settimana, cioè domani, queste 4 pagine saranno dedicate a Lecce città d'arte. Ovviamente ci sarà anche un'attenzione sulla Biennale di Venezia, un'attenzione sulla mostra di Shanghai e 4 pagine sulla città. Quindi direi ancora di più, questo discorso sta funzionando, Lecce ormai nei circuiti nazionali ed internazionali, molto c'è da fare ovviamente. La cosa importante è che, avendo preso un'abitudine, mantenere l'abitudine, cioè di fare mostre, non è una cattiva abitudine.